Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel sesto episodio della Cheslock Pokémon Diamante. Allora, nello scorso episodio siamo giunti fino ad Evopoli passando attraverso il bosco appunto di Evopoli e oggi, come vi avevo preannunciato, dovremo battere la palestra. Allora, ho letto nel frattempo, mi si blocca la ROM. Dicevo, ho letto i vostri commenti della parte 4 e ho notato che ci sono dei pareri un po' discordi su Scrat. Molti dicono lo sottovaluti, altri dicono lo sopravvaluti. Qualcuno ha detto tienilo ma non dargli un ruolo importante. Però purtroppo per Scrat, diciamo, il ruolo di pedina non può essere assegnato, perché come potete vedere, cioè non è che lo potete vedere, però lo sapete, Pachirisu non ha evoluzioni e una delle caratteristiche che una pedina deve avere è appunto quella di avere evoluzioni. Mentre invece dargli un ruolo di torre o di cavallo sarebbe svantaggioso, quindi ho scelto per lui il ruolo di alfiere, non me ne vogliate. Stesso discorso vale per il buon Siddhartha, che sarà il nostro Medicham Confirmed di Mega Power, che dovrà diventare una belva assurda. Comunque vi faccio vedere un attimo i moveset dei Pokémon allenati. Abbiamo Introforza, Meditazione, Confusione e Individua, mentre invece l'altro Cristo qui ha Scintilla, Flash, Comete e Fascino. Detto ciò, possiamo finalmente andare a battere la palestra. Non faremo solo questo in questa parte, infatti andremo anche a fare un'altra piccola cosa, chiamiamola così, di questo gioco. Molto molto interessante. Mettiamo avanti subito Siddhartha per vedere come se la cava. Oddio, ce li ho i rimedi. Mistero della vita. Qui a mistero. Pozioni, sì, ok, ce l'ho, perfetto. Piantiamola di fare i babbi, entriamo subito. Eccoci qua, c'è già il capo palestra, ovviamente no, non è così facile. Nella mia palestra nessuno lotta con il capo palestra finché non sono stati battuti gli altri allenatori. Ti aspetterò all'interno, in bocca al lupo sfidante. Giustamente, in questa palestra, prima di battere appunto il capo, dovremo sfidare tutti gli allenatori. Infatti, come vedete, per ora il capo non c'è. Molto simile a un bosco, dovremo trovare appunto questi allenatori. Adesso non mi ricordo bene dove si trovino, se non sbaglio il primo era lì. Allora, gli allenatori appariranno un po' a muzzo in questo boschetto una volta battuti quelli prima, diciamo. Si parte con questa qua, ci daranno degli indizi su dove trovarli. E allora, innanzitutto velocizziamo, manda in campo un Cherubi, perfetto. Io vado di confusione subito, lui fa azione. Vediamo introforza. Ok, è super efficace, potrebbe essere di tipo fuoco? Vediamo se... sì, direi che sembra di tipo fuoco. Sembra, poi magari non è di tipo fuoco. Giù, ok, perfetto. Saliamo anche a livello 21, ce l'ho un'antiparalisi. Cosa hai detto? Il prossimo allenatore si trova in fondo oltre i due massi, credo, ok. Adesso vi farò vedere in che senso ci danno degli indizi. Allora, innanzitutto curiamo il buon Siddhartha. Devo cambiargli il soprannome, non l'ho ancora fatto. Qua ai Evopoli, se non sbaglio, c'è il name rater. L'H sta fra l'ultima D e la A. Come vedete qua ci sono due massi. E adesso, ok, io ho dovuto salvare il cane da morte certa. Si stava ingoiando una pallina di gomma. Avete presente quelle dei distributori ai centri commerciali? Ecco, stava per morire. Sono dovuto correre giù e dargli una galletta di riso. Comunque, i miei Pokémon di guarda sfereranno degli attacchi speciali molto forti. Non ti farò vincere con facilità. Lo vedremo, nel frattempo ti velocizzo perché fai schifo. Mister Aborto, eccolo qua. Qualcuno mi ha addirittura consigliato di catturarlo e di chiamarlo così. Non sarebbe un'idea cattiva. Allora, Introforza che è di tipo fuoco. Sì, adesso direi che è assodato. Tipo fuoco per Introforza, che è una buona Introforza, direi, per il buon... come si chiama? Meditite o Siddhartha che sia. Nel frattempo battuta. Ah, d'accordo, un suggerimento sul prossimo allenatore in mezzo a tre alberi. Ok, ho capito dove si trova. Allora, sì, è abbastanza semplice sta palestra. Allora, qua era chiuso, vero? Sì. Si trova esattamente dall'altra parte. Comunque, vabbè, come ho già detto, una palestra del cavolo. Nei remake... no, scusate, non è... eccolo là. Non scusate, nei remake. In Pokémon Platino, nel sequel, chiamiamolo così, mi sembra più giusto, questa palestra è stata resa molto meglio. Comunque, parte la sfida di Gianna Profumina. Manda in campo Tartwig, starter di tipo erba, che perirà sotto la nostra introforza. Vero Tartwig? Bravissimo, vedi che capisci tutto della vita. Il prossimo avversario è in alto a destra, ve lo dico io. Eccolo qua. Che è una bellezza, se non sbaglio. Dopo questa qua dovrebbe apparire finalmente il capo palestra. Roselia, evoluzione di Mister Aborto 2015. No, ma paralizzato, ti odio. Allora, Bacca Liegia. Mega Sorbip, stai fermo, t'ammazzo di botte. Allora, Scrat, vai tu.
Veleno spina, comete. Fagli più male, idiota. Allora, calma. Mi sto preoccupando un pochino. Scrat? Sei un pazzo, sei. Comunque, allora, nel frattempo mi aveva avvelenato, non mi aveva paralizzato, quindi raga, esco velocemente, mi curo, non taglio neanche tanto, se riuscissi, perfetto, best uscitore di porte. Allora, Joy, curami Pokémon, veloce, perché ci manca solo la capo palestra. Allora, nel frattempo ce li avevo gli antidoti, mi pare di averli visti. Uno, vabbè, dovrebbe bastare, anche perché se non ricordo male non dovrebbe avere Pokémon che avvelenano e non dovrebbe essere neanche troppo difficile. Avendo in squadra uno Starevia, sì, ce la caveremo, vedrete. Fu così che perse la Chesslock. Già. Con chi partiva? Quesito della vita. Partiva con... non mi ricordo. Per non sbagliare, mettiamo davanti Falcoleone che li sciotta tutti con attacco d'ala, mi sembra giusto. Mi hai fatto aspettare, sono Gardenia, il capo palestra dei popoli, regina dei tipi erba. Quando ti ho visto per la prima volta ero sicura che mi avresti raggiunto. E così è stato, sprizzi gioia da tutti i pori. Era vittoria, ma non so perché ho letto gioia, va bene, bravo Creepy, continua così. Orbo. Ad ogni modo ci divertiremo, coraggio, lottiamo. Sì, io ho dato sprizzo di gioia. Hashtag sprizzo di gioia. Spam nei commenti, please. Nel frattempo, parte la sfida di Gardenia capo palestra. Parte con un Cherubi, perfetto. Allora, non c'è preda migliore. Non la velocizzo, ovviamente, perché è una battaglia con un capo palestra. Cherubi livello 19. Se non sbaglio, il suo migliore è un Roserade al 22. Quindi dovremmo essere messi abbastanza bene. Gli diminuiamo l'attacco. Non serve a niente. Attacco d'ala allo shot, vedrete. Almeno, se non ricordo male, dovrebbe essere così. Cherubi è scarsissimo. Cherry ma ancora, ma Cherubi sì, brutto colpo, raga, inutilissimo. Cioè, nel senso, lo buttavo giù 5 volte col critical. Cioè, vedevate proprio la vita che scendeva, tipo... La smetto, perché queste cose non si possono sentire. Tartuig, anche lei è un Tartuig. Tartuig che è ancora di tipo erba, e non è già terra, se non sbaglio. Ma comunque non fa differenza. No, attacco d'ala, e giù anche lui, perfetto. Il prossimo è Roserade. Roserade secondo me è un attacco lo regge. Però comunque poi non avrebbe mosse per farci male. Se non sbaglio aveva... come si chiama? Foglia magica. Ma non sono neanche sicuro. Forse foglia lama solo. Può accompagnare solo. Roserade è uno stile di Pokémon così. C'ha un fisico come questo qua che vedi. Può accompagnare solo. Per chi la capisce. Per chi la capisce. Chi la capisce può accompagnare solo. Bastardo, paralizzante. Ai ai ai, allora, calma. Vero che attacchi Falcoleone? Sapevo io. Sapevo, non mi può mai andare bene perché sono Creepy Stories. Attacca, ok. Dai. L'acerboso no, No. No. Mi sembra di dare gli ordini al mio cagnolino. No, non mangiare la pallina di gomma. L'acerboso, perfetto. Attacco d'ala giù. Oh, perfetto. Me la sono vista abbastanza brutta. Togliere il velocizzatore, grazie. Forse te l'ho già detto, ma sei forte sul serio. Sì, l'hai già detto tipo 5 volte. Non è stato difficile allenare i tuoi Pokémon per renderli così forti? Da questo si capisce anche quanto tu ami la tua squadra di Pokémon. Oggi sono dislessico. Fermate la dislessia. Donate anche voi 2 euro al numero che troverete in descrizione. In segno di riconoscenza sono orgoglioso di darti questa. Medaglia Bosco, perfetto. E se non sbaglio ci dà anche la MT86 che dovrebbe contenere l'acerboso, vero? Mamma mia, best conoscitore di diamante. Ma dove l'ho trovato uno così? Neanche Poketonks. Stai ferma, ok. Adesso, siamo a 10 minuti quasi. E no, non farò il rifugio galassia. Andremo a visitare l'antico chateau. Noto adesso con piacere che stavo tenendo il microfono un po' lontano dalla bocca. Spero che si senta bene l'audio. Comunque al massimo lo alzo nell'editing. Allora, curiamoci velocemente praticamente solo Starevia che tipo le ha buscate da tutti. Velocemente ci curiamo. Grazie, troppo gentile. Ora, ce le ho io le Pokéball però? Questa è la domanda. Sì, dovrebbero bastare per i Pokémon che andremo a catturare. E sì, questa volta ne catturiamo uno. Allora, prima dovrei insegnare taglio a qualcuno, però mi sa. O l'ho già insegnato, sapete? Non ricordo.
Dov'è taglia? Ok, perfetto. Stavo preoccupando. Insegniamolo. Cazzo. Lo insegnerei a Scrat al posto di Comete, anche se un po' mi dispiace togliere Comete con una mossa buona, però vi ricordo che essendo alfiere può avere solo due mosse che arrecano danno, quindi non posso togliere né Flash né Fascino. Ok, Scrat impara taglio, cosa buona e giusta, e direi di andare. Signori miei, ci siamo per avventurare nell'antico Chateau. Come molti di voi sapranno, penso tutti, o meglio tutti quelli che hanno giocato alla quarta gen, l'antico Chateau è uno dei luoghi più creepy dei giochi Pokémon. Si può utilizzare questo aggettivo alla inglese, diciamo. Nel frattempo abbiamo trovato un fottutissimo Buneri che morirà all'istante. Come osi metterti sul mio cammino? Signori miei, pronti a entrare? Vi mostrerò un po' questo castello. Antico Chateau. È uno dei luoghi che preferisco di più dei giochi Pokémon, va detto. Ora ve lo farò esplorare un po'. Qua dentro si trova, se non sbaglio, il Dolce Gâteau. Me lo ricordo abbastanza bene, questo luogo. Che devo dire è stato molto migliorato in Pokémon Platino con l'aggiunta di alcuni eventi di cui dopo vi andrò a parlare. Ora, con questa team, che è una delle migliori dei giochi Pokémon, andiamo a fare un paio di cose. Qua troviamo la Lastra Timore, perfetto. Lastra Timore su cui c'è un testo. I frammenti della creazione dell'universo compongono questa lastra. Le lastre, per chi non lo sapesse, servono per far cambiare forma ad Arceus, per fargli cambiare tipo più che forma. Questa TV qua è molto particolare. Infatti, nei giorni. Il venerdì, se non sbaglio, venerdì dalle ore 8 alle ore 9 di sera potrete catturare Rotom, ma non è quello che voglio fare per ora. Ora. Vedete quella cosa viola in alto a destra? Ecco, adesso vi accorgerete di quanto sia spaventosa e creepy. Cioè, più che creepy, spaventosa. Avete visto anche voi, no? Questo coso vi fissa. Non solo. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Andando in questa stanza qua, mettendosi qua, gli occhi si sposteranno ovunque noi andremo. Ed è una delle cose più terrificanti che io abbia mai riscontrato in un gioco Pokémon. Qua troviamo Sostituto, che è una mossa. Beh, comunque come vedete gli occhi si spostano anche di qua. Ora, non mi ricordo secondo quale criterio dovrebbe apparire una certa persona, se così la si può chiamare, in questi luoghi. Sinceramente non so quando appare, se c'è un orario specifico. Sta di fatto che adesso vi devo far vedere un'altra cosa, ma prima Pokémon, si trova solo lui qua dentro, quindi date il benvenuto al nuovo membro della squadra, ossia Gastly, che sinceramente penso ricoprirà il ruolo di pedone per ora, finché almeno non entrerà in gioco quella regola, se vi ricordate, che ci permette di trasformare un pedone in un pezzo più grande nel caso in cui dovesse partecipare attivamente a una battaglia contro un rivale, un capo palestra, un super 4. Sto stronzo intanto è uscito dalla Pokéball, grazie vita. E io adesso come ti catturo? Allora, innanzitutto attiviamo il velocizzatore. Stavo pensando a una mossa da fargli, che non lo shottasse possibilmente. Allora. Boh, io gli spammo un po' di. Boh, gli lancio una Premier Ball. Ma che. Dai! Ma perché non entri? Sei un infame! Sei suicidato, cosa ha fatto? Ah, ha fatto maledizione! Oddio, via! Oddio, rischia la vita contro. Devi essere un gran figlio di puttana. Ma big figlio di puttana. Cioè, veramente. Ah, niente. Avrei voluto catturarlo, Balsa. Ora, torniamo a noi. Un'altra cosa molto curiosa di questo luogo è questa. Sopra questo antidoto presente in questo cestino girano alcune teorie secondo la quale la strage avvenuta qua dentro. Perché dico strage? Poi ve ne accorgerete. Dicevo. La strage avvenuta qua dentro si è legata proprio a un veleno e a un antidoto che doveva essere somministrato, ma che poi non è stato fatto.
Ora, in Pokémon Platino sarà possibile leggere dei testi interessanti su questi diari, ma per ora invece non è così. Detto ciò, volevo farvi vedere un'altra cosa se ci riuscivo. Ora non ricordo come si faceva. Ok, adesso forse mi sono ricordato, non vorrei fare una cazzata, ma... No, non era neanche qua, oddio. Dovrebbe apparire tale persona a un certo punto, non ricordo quando però, sinceramente, quindi magari... Adesso la cerco una. Oddio, meglio che vado a prendere i repellenti e poi vedo di farvi esplorare un po' meglio questo luogo. Ciao fratello del pazzo suicida di prima, mi fa piacere averti incontrato. Allora, raga, taglio un attimo, vado a prendere i repellenti e poi continuiamo a esplorare questo castello. Ok ragazzi, rieccoci qua. E adesso vi farò vedere una cosa. No. Perché sta cosa? Perché non appare maledizione a lei? Allora, proviamo a fare una cosa. Qua. Allora, che due coglioni quando fanno così. Mamma mia. Allora, torniamo di sopra. Non so con quale criterio possa succedere tutto ciò. Dovrebbe apparire una figura, sai... strana. Penso che l'abbiate vista. Già, finalmente ce l'ho fatta. Si tratta di un fantasma. Da cosa abbiamo capito che un fantasma semplice fluttuava. Detto ciò, ci sono altri fantasmi, meglio, c'è un altro fantasma. Intanto guardate questa statua qua, sembra che brilli. Anche attorno a questa statua qua c'è una teoria molto strana e molto interessante. C'è un altro fantasma in queste zone. Fanculo, era repellente. Pensavo fosse qualcosa di... Vaffanculo. Spaventi a caso. C'è un altro fantasma che dovrebbe apparire in queste zone, ma sinceramente non ricordo proprio con quale criterio debba apparire. Ora, stop un attimo e vedo di capirci e poi vi faccio vedere. Ok, ragazzi, eccomi qua. Sono riuscito a risolvere l'arcano. Entrate qua dentro. Uscite da qua dentro. E tornate nella sala della mensa, quella che vi ho fatto vedere prima. Ora, attiviamo un repellente per non avere spiacevoli incontri. E no, non sto parlando di fantasmi, ma sto parlando di inutili ghastli. No, non appare, io non ci credo. Ma perché non appare lo stronzetto? Perché? Cosa gli ho fatto di male? Probabilmente appare a caso, ora che ci penso, sinceramente, ma... Boh, non lo so. Adesso ci riprovo, poi al massimo vi dico io cosa succede. No, allora, dovrebbe esserci un vecchio. Sì, esatto, un vecchio che fluttuerà più o meno come la ragazzina. Dovrebbe scappare. E però non mi appare più. Prima mi è apparso, adesso non mi appare. Quindi al massimo, raga, tutorial su internet is the way. Ma perché non appari? Ma sei stronzo nell'anima? Fammi sapere. Boh, non lo so. Comunque è lo spettro di un maggiordomo e su questo bambino, su quella bambina, scusatemi, su questo maggiordomo che adesso non si degna di apparirmi, ci sono strane credenze, diciamo. Nel frattempo direi di uscire e adesso torniamo ad Evopoli e concludiamo la parte. Scusatemi per questo spezzone un po' vuoto, però sapete che sono un amante di queste cose molto creepy, quindi mi piace sempre parlarne. Ho fatto anche molti video sul mio canale riguardo... all'antico chateau, ho fatto delle creepypasta, quindi vi invito comunque a cercare nelle playlist dei misteri e delle creepypasta e se siete interessati a qualcosa in più vi invito a cercarli e a visualizzarli. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Condividete questo video, anche se non l'ho mai detto, ma condividere è sempre molto importante. Rispondete alla domanda del giorno che trovate come al solito nella sidebar e noi ci becchiamo in un prossimo video.